Benvenuti in un nuovo video. Come vedete dal titolo, questo è il nostro appuntamento mensile con i prodotti terminati. Sì, ed ecco che ritornano le felpe, fa un po' freschetto però. Va bene. Allora, io inizierei subito con il nostro sempre amatissimo pacco Prozis, non può mai mancare, con pieno zeppo di prodotti, quindi io pesco un po' così. Allora, tengo a specificare una cosa. Questo video, prodotti terminati, non sono i prodotti terminati, sì, perché altrimenti ritrovate anche le cose del vecchio video dei prodotti terminati e sembra un po' dopo una palla. E quindi io cerco di portarvi un po' le novità del mese che ho provato, mi sono piaciute, non mi sono piaciute, quindi vedrete sempre questa tipologia un po' così, perché è inutile farvi vedere i prodotti anche dell'altra volta, perché comunque sono prodotti che io mangio sempre e quindi è inutile, tipo ho finito i fiocchi d'avena, però non ve l'ho inseriti perché già ve l'ho fatti vedere, altre barrette uguali, non le ho inserite, però sapete che io non sono gli unici prodotti che termino, vedete un po' le novità. Ho finito queste penne rigate del marchio Tre Mulini, questo qui è quello là integrale e mi ci sono trovata davvero bene, cuoce 9 minuti e comunque pasta, mi è piaciuta e quindi sì, la riacquisterò. Se vi trovate all'Eurospin prendetela, provatela. Questo marchio Tre Mulini dell'Eurospin non fa tante varianti di pasta, solo ho queste qui, le penne oppure le farfalle. Poi, ho terminato della Lind, questo cioccolato ad 85%, mi ci sono trovata davvero bene, è davvero un ottimo cioccolato, questo qua, cioccolato fondente, scusatemi se non ve l'ho detto, cioccolato extra fondente, poi la Lind, cioè se non fa le cose buone la Lind, chi le deve fare? Poi ho finito una confezione di Omega 3, non mi ci soffermo tanto, queste qua sono della Prozis, le avete viste nel vecchio spacchettamento, mi ci sono trovata bene, quindi già le ho riacquistate. Semplice Omega 3, niente di più, però. Poi ho acquistato questo Protein Milk, ecco. Eccolo qui. Questo qui è gusto cioccolato, 330 ml, 25 g di proteine. E questo qui è buono, però non mi è piaciuto tanto, sa troppo, è troppo dolce per i miei gusti, però non è male, quindi si può fare, infatti sicuramente posso ordinare, le riacquisterò, perché comunque è uno shaker proteico, non è male, non fa schifo, quindi. Poi ho terminato questi semi di chia, mi voglio bene, marchio Eurospin, come sapete io stradoro l'Eurospin. È una confezione di 250 grammi. Mi ci sono trovata bene, quindi già li ho riacquistati. Mi piace nel chi ha visto anche il video, i miei follower decidono cosa devo mangiare, le ha visti, perché le utilizzo con i fiocchi d'avena per fare il porridge e sono davvero strepitosi. Sì, scusami se stavo a fa così, ma non è la pancia, è il molleggio della maglia. Poi, anzi, mi avvicino un po'. Ho terminato questo. Sono le farine d'avena Oatmeal più Whey Protein gusto chocolate brownie. Eccolo qui. Questa qui è una confezione da 400 grammi e mi è piaciuta tantissimo. Li ho quasi provati tutti. Me ne mancano altri due gusti da provare, sì. E questa qui mi è piaciuta tantissimo. Quindi ve la consiglio. Poi sì, io vado veloce perché non mi ci soffermo tantissimo, altrimenti questo video. Poi ho provato queste qui, Wasa, integrali. Chi ha visto lo spacchettamento Ocean le conosce già. Ho preso due pacchi, sull'altro non vi dico ancora niente perché lo scoprirete nel prossimo video. Queste qui sono Wasa integrali e mi sono piaciute davvero tanto, infatti appena andrò all'Auchan, perché non è tanto vicino a casa mia, le riacquisto, faccio davvero scorta, perché nei miei supermercati che ho in zona vicino casa le fette Wasa non si trovano, neanche quelle originali, voglio pure sotto marca buona, però niente, non si trovano proprio. Un periodo di tempo ce l'aveva anche l'Eurospin, perciò se avete l'Eurospin nella vostra zona andate a vedere, perché loro ce l'avevano, però da me le hanno tolte. Secondo me ero l'unica sfigata che le comprava e
L'hanno levate proprio. Perché da me non è che capiscono tanto queste cose, quindi. Comunque quelle mi sono piaciute. Poi, eccolo qui. Troviamo Lenny e Loris. È un biscotto di acquisto su Prozis. Gusto cannella, facciamo prima a dire in italiano. Gusto cannella melora. Non è, quindi do 100 come voto, però un 90 sì. Per chi non piace proprio la cannella, che gli disgusta proprio la cannella, non ve lo consiglio. Però a chi piace tanto sì, a chi piace un po' così pure io la consiglio, ma a chi gli fa proprio schifo no, perché sa molto di cannella, però il biscotto in sé per sé era buono, perché era morbido, adoro. Poi andiamo avanti, ho finito, questi qua sono i fiocchi di farro Appennino Umbro. Questi qui sempre li acquisto all'Eurospin e ce ne sono ancora due, vi volevo far vedere forse com'erano. Ma queste qui mi piacciono tantissimo, hanno degli ottimi valori e quindi li acquisto semplicemente all'Eurospin. Fiocchi di farro, fiocchi d'avena, fiocchi di farro e semini di chia per un porridge spettacolare. Quindi approvato. Ah, eccola qui, questa... Ti do 1001, sì, 1001 come voto, è strabuona, è una barretta peanut, gusto peanut crunchy. Sì, io non vi pronuncio il nome qui, Otien, ma non voglio fare figure di merda. Quindi eccola qui, oh. Mamma mia, ma che cos'è questa barretta? Cioè è strepitosa, non c'ha zucchero, ha solo 1.7 grammi di zuccheri per... 60 grammi di barrette, quindi una sciocchezza, ma questa veramente andate in paradiso, ragazze e ragazzi, con questa andate in paradiso, acquistatela, fate scorta, proprio pure a occhi chiusi, sono i soldi proprio benedetti. Poi ho terminato altri due pacchi di farine. Allora, questa qui è farina Nutchoc, questa qui è senza proteine, sì, queste due sono senza proteine all'interno, invece queste qui ce le aveva, infatti come vedete sono diverse, infatti ultimamente le sto acquistando con le proteine, e quindi questo qui è gusto burro d'arachidi e questo qui è gusto Nutchoc. Allora, burro d'arachidi da sola per fare i pancake non mi è piaciuta. Cioè, dava quella consistenza al pancake troppo asciutto, quindi però mixate mi piacevano, quindi Nutchoc e burro d'arachidi, oppure burro d'arachidi e farina d'avena, ottimo. Sempre se, bisogna sempre mixarla con qualcuno questa qua, con gli altri non ho avuto problemi, ma con questa qua sì, se la mixate a un altro tipo di farina è buona, ma da sola no. Quindi... terminati, però mi sono piaciuti, non sono male. Ancora altri prodotti. Sì, sto un po' correndo perché io non mi ci voglio soffermare tanto sui prodotti, perché dopo il video viene lunghissimo e vi posso anche annoiare. Ho terminato, questo era il primo burro d'arachidi che io provavo su Prozis e vi dico solo che una volta che acquistate un solo burro d'arachidi da Prozis diventate proprio burro d'arachidi dipendente. Mi dispiace. Allora, partiamo dopo tutte queste sciocchezze, però è il vero. Questo qui l'ho preso in omaggio e vi dico che 250 grammi sono scomparsi in un mese e mezzo. Neanche. Non lo dite a nessuno. Allora, questo qui è gusto cioccolato bianco e... uvetta, diciamo in italiano, cioccolato bianco e uvetta, peanut butter. Questo burro d'arachidi mi è piaciuto tantissimo, c'aveva proprio all'interno i pezzi di uvetta, infatti se li acquistate prendete una spatola lunga e girate sempre, qualsiasi burro dovete girare, però questo in particolare giratelo, perché andate proprio in fondo, perché sono depositati sul fondo l'uvetta. Infatti io alla fine che io giravo, quando sono arrivata al fondo ho fatto ah, ma qui ci sono anche i pezzi di uvetta. Ebbene sì, brava Giulia, sei sempre la numero uno su queste cose. E infatti io la prossima volta che li riacquisterò, perché io lo riacquisterò perché è stato l'amore, mi mischierò bene.
Poi proprio oggi ho provato questo qui, Pauve, questo qua gusto cioccolato bianco e gocce di cioccolato bianche. Questo è fantastico, infatti io quando l'ho aperto ho detto sembra una galletta, per dire che è stra buono questo biscotto, infatti come voto gli ho dato 10 più, perché è davvero buono, è morbido, poi ha proprio gusto del cioccolato bianco, non è tanto dolce che disgusta, quindi approvatissimo, poi i valori sempre top. Questo invece non mi è piaciuto per niente, è stato forse una delusione, no, forse è stata una delusione, come quei che ha visto il primo prodotti terminati. Il prodotto peggiore ci deve stare sempre, e in quello là fu i tofu burger di verdura, mamma mia, orribili, invece questo è il pezzo orribile del... sì, è il pezzo orribile. Cioccolato bianco e gocce di cioccolato bianche, hot and brownie, è uguale, stesso gusto, nel senso cioccolato bianco, gocce bianche, cioccolato bianco, gocce bianche, però questo tutta la vita, questo non mi è piaciuto, era secco, poi era proprio chimico, cioè era troppo dolce, infatti no, infatti ottengo di questo qua anche al cioccolato, gusto brownie, e devo vedere se anche quello fa schifo, vuol dire che è proprio il formato, il marchio di questa linea qui che fa schifo, quindi poi vi farò sapere, perché voi sapete io sono molto schietta, se vi devo dire che una cosa fa schifo ve la dico, ve faccio proprio capire che non la dovete acquistare, infatti questa evitatela perché sono soldi spesi male. E infatti un'altra che sono soldi spesi male, incuriosita da queste barrette, non avevo un'alta aspettativa perché un po' me l'aspettavo, e sono le Diet, queste qui. Allora io vi faccio il confronto da Diet e Zero Snack. Ho preso anche quello uguale, no vabbè, sono un mostro, voglio un pollice in su solo per questo. Ora stoppate il video, pollice in su adesso, cioè un mostro, se non l'ho pescata così a caso. Allora vi posso dire che tra le due questa qui, 100.000 volte è meglio. Allora il sapore è quello, il gusto è quello, però proprio a consistenza questo era proprio secco, duro, che per me è proprio morbido, poi si sente proprio brownie. Questa qui è spettacolare, io la adoro. Questa qui no, non mi è piaciuta, infatti ho preso l'insetto, 9 barrette 9 euro, ma giusto per provarla. Almeno questa ha fatto schifo, però le altre spero che le altre sono buone, ma secondo me anche le altre sono secche, perché se questa è secca penso anche le altre, però non le ho provate tutte. Però vi posso dire che questo gusto io non l'ho acquisto perché non mi è piaciuto. Preferisco acquistare questi qui, tanto i valori sono gli stessi, quindi non possiamo deludere Prodis Zero Snack, dai, no, sto scherzando. E quindi questo qui, brownie, questo lo riacquisto. E poi quest'altro qui pure mi è piaciuto tanto, gusto cookies and cream, questo qui approvatissimo. Poi ho finito un bolero, sì, io non utilizzo tanti bolero, infatti come avete visto non li ho acquistati, li acquisto di più in estate, in inverno no, perché io comunque sto guardando là perché ho l'acqua, comunque bevo molto, quindi non ho il problema, però ci sta ogni tanto, infatti sicuramente mo che prolungherò un po' più a scuola, che uscirò più tardi, sicuramente le userò perché un po' di carica in più ci sta. Comunque questo qui è gusto limone, proprio di limone, quindi questo approvato. Poi approvato un altro prodotto dell'Eurospin, amo essere biologico, marchio Tremolini, vegan e tutto, pan bauletto count, senza olio di palma, 400 grammi. Eccolo qui. Allora, io questo pane dell'Eurospin ve lo consiglio, infatti ho già quello già riacquistato e mi piace la mattina, colazione veloce, nel forno un po' di marmellata, burro d'arachidi, la fesa di tacchino, con la mozzarella light, mi è piaciuto davvero tanto, quindi io ve lo consiglio. Finito questo qui, Oatmeal più Whey Protein, bonbon, questo qui l'ho preso come omaggio, e ho sempre farina d'avena, marchio Prozis. Questo qui gusto bonbon Ferrero Rocher mi è piaciuto tantissimo, infatti ho acquistato la confezione da 400 grammi.
che anche quella sto finendo. Qui è l'ultimo prodotto, Prozis Zero Ketchup, questo ketchup, e questo qui mi è piaciuto tantissimo, infatti non vedo l'ora di rifare un ordine e riacquistarlo, perché nell'ordine che ho fatto mi sono dimenticata. Voglio dire un'altra cosa. Allora, volevo sapere se, ve lo dico, questo qua è un po' incentrato più sulle ragazze, le donne, ragazze e tutto. Allora, essendo che ho portato un altro tipologia di video sul canale, non so se uscirà prima di questa, dopo di questa, comunque uno spacchettamento di Crochet, volevo sapere se vi interessava anche come tipologia di video prodotti finiti make-up. L'ho detto in questo video perché comunque vi ho fatto vedere i prodotti finiti alimentari e volevo sapere se vi poteva incuriosire anche dei prodotti finiti make-up. Lo dico che non sono una makeup artist, infatti non vi porterò nessun video tutorial di trucco perché non mi piace sinceramente, mi trucco giusto, quello giusto un po' così, non mi piace, è una cosa che non mi appassiona e quindi no, però una cosa che mi appassiona è registrare e vedere anche i prodotti finiti delle altre ragazze, quindi se vi piaceva come tipologia di video di vedere tutti i miei prodotti finiti in make-up, e vi assicuro che se io finisco il make-up lo finisco tutto fino alla fine, infatti già alcuni prodotti perché mi piace già, io e mia sorella conserviamo, cioè tipo vediamo in un anno quanti prodotti finiamo di make up e quindi li conserviamo per poi buttarli logicamente, perché è proprio una tipologia di video che ci piace guardare e quindi volevo inserirla anche io. Fatemi sapere sempre con un pollice in su se questo video vi sia piaciuto e soprattutto con un commento se volete questa tipologia di video. Io vi leggo sempre sia i commenti negativi, che non mancano mai, ma a me non interessa, mi fanno tantissimo piacere i vostri commenti positivi perché veramente scrivete con il cuore. Va bene, non vi dilungo in chiacchiere, altrimenti qua ci commuoviamo. Vi lascio un bacione enorme, ciao.